Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di The Crew 2. Vi avevo promesso qualche nuovo contenuto su questo gioco dopo l'aggiornamento della polizia, che poi si è rivelato in realtà un pochettino un fake, nel senso che di polizia non c'è niente, è una roba tutta cinematografica e tu devi ammazzare dei bot che non esistono veramente, così come tu non sei un vero poliziotto ma un attore. Tutto in linea comunque con il gioco, quindi non è una vera e propria presa per il culo, ha senso, visto che si è sempre parlato di fama, crescita e cose varie, in effetti un bel traguardo. Crewflix, come si chiamava sta cosa? Vi avevo detto che grazie ai nuovi componenti che sono arrivati con questo aggiornamento si potesse fare qualche veicolo un pochettino più interessante, magari proprio di qualche autorità. Qui intanto c'è la nostra nuova M8, non è quella ma molto bella. Naturalmente ragazzi, noi tra i nostri veicoli abbiamo già due di quelle auto fatte apposta per la polizia, non polizia, che volendo possono essere modificate con la livrea, hanno già le sirene e tutto quanto. Solo che quello che vorrei fare insieme a voi è aggiungere un'auto dell'arma. Su Forza Horizon 4 siamo pieni, però sia chiaro, servono a Gigino per studiare bene gli avversari. Non ne abbiamo mai, e dico mai, realizzata una su questo gioco. Chiaramente io vorrei evitare di ripetermi, nel senso che le varie Lamborghini della polizia, Giulia dei carabinieri, cose varie, le abbiamo viste e riviste su Forza, la Giulia della finanza, ma vabbè, sarebbe una ripetizione. Visto che siamo da un'altra parte, vorrei proporvi qualcosa di alternativo, ovvero un bel jeepetto. Preferisco un'auto normale rispetto a modificare semplicemente una livrea di questa, perché c'ha già tutto praticamente, pezzi non se ne possono modificare, si tratta solamente di farla del colore giusto. Invece mi piacerebbe molto di più prenderne una normale, in questo caso ragazzi andare ancora più sul particolare, perché non abbiamo mai visto una roba del genere. Io ho questo Jeep Wrangler, che tra l'altro nei carabinieri non so se sia proprio un'assoluta novità. Innanzitutto la Jeep è praticamente la Fiat, quindi va bene, nel senso, però no, c'ha i Renegade, io l'ho già visto in giro. Non lo so, per quanto riguarda il Wrangler, ci sarebbe bene anche un Land Rover Defender, ma non esiste la Land Rover su questo gioco. Vorrei trasformare insieme a voi questo scatolotto, bello però, il classico classico non lo so in realtà, non è proprio il classico, è un po' più moderno, si vede anche dagli interni, direi, guardate lì c'è anche un bello schermo Fiat, e sperando che abbia qualche modifichina faremo un'unità speciale Carramba per Gigino, però a utilizzo esclusivo. Diciamo che Gigino stringe queste alleanze a suo favore, nel senso che poi utilizza il mezzo per incutere timore agli altri e farci quello che vuole, il che va molto molto bene. Immaginate sto coso, quanti cavalli ha? Ne ha un po', nel senso 202 cavalli, però sono sfruttati nella maniera jeepistica, ecco, 158 km/h, infatti fa un po' cagare, ma noi sapremo renderlo a dovere. Ci stiamo decidendo adesso ragazzi a fare una roba del genere, perché con l'aggiornamento della polizia sono arrivati dei pezzi carini vanity che vanno a fare un pochettino la ciliegina sulla torta per queste build, che comunque si possono applicare anche ai veicoli normali. Adesso vedrete man mano, innanzitutto cominciamo sicuramente dal colore, questi sono quelli ufficiali che non ci interessano, andiamo un po' sullo standard. Chiaramente le auto dei carabinieri non sono prettamente nere, sono un po' bluastre, super scuro, quindi dobbiamo andarcelo a cercare, al limite creare. Ecco, uno di sti due è tipo perfetto, così secondo me, cioè vedete che è scurissima ma ha una tonalità di blu che comunque c'è, ci deve essere. Standard va bene come verniciatura, perché non è che debba essere è un colore uniforme senza tante spettacolaturine. Prima di andare a mettere mano alla livrea, che magari cercheremo di fare un pochettino alternativa, vabbè che ormai le nuove macchine dei carabinieri io non ho mai più visto il lampetto, quel cazzo che è, no? La saettina rossa, come adesso le fanno un po' super artistiche, hanno preso la sagomaturina come esempio, quindi lo faremo anche noi. Pezzi decorativi prima di tutto però, perché speriamo, vedo una bella lista, vediamo che ne ha. Emi, che cazzo ci monta là sotto? Scusi, teniamo presente, no, il carbonio no, deve essere quindi abbiamo queste due scelte, uno e due. Secondo me, per quello che dobbiamo fare noi, è meglio questo, perché lascia davanti lo spazio, bisognerà anche metterci la scritta, quindi lo acquistiamo subito così, senza nemmeno pensarci. Paraurti anteriore, perché dovrei, cosa fa?
Aggiunge due faretti e fa arrivare le infiltrazioni quelli principali. Attenzione, musacchio. Oh, questo è bellino. Bisognerebbe vedere con tutto il resto dell'auto, diciamo. Vabbè, visto che non costa una sega, nel frattempo mettiamolo che poi vediamo. Vediamo qua. Parafango. Guarda come allarga. Sono soltanto due. Beh, non abbiamo dubbi. Beh, a questo punto forse diventa sensato. Ma vogliamo rimanere comunque su un originale? Io non li so quali sono gli altri. Vediamo un attimo. Questo è quello proprio di base. Questo incattivisce un po'. Sì, pinza rossa per il carabiniere sul gippetto, che ci sta bene tra l'altro come minigun. Ma sì, dai, a questo punto gliela mettiamo un pochettino più aggressiva. Non lo so, se sembra proprio una cosa ufficialissima, ma beh, dietro siamo obbligati direi ad allargare come davanti e anche ad aggiungere un pochettino di materiale meno plasticoso, più verniciato, perché è bello alto la terra, anche se ti butti nel fango chi se ne frega, tutte queste protezioni strane, come alettone, scusi. Vabbè, mettiamoci l'alettone. Beh, qua diciamo che dobbiamo far come davanti, anche se ci sono alternative belline, anche questo più classico, anche se gli scarichi rettangolari sul gippettino. Vabbè, dai, mettiamoci questa specie di protezione sotto scocca come sul davanti, così almeno c'è ancora un pezzo. Ah beh, sì, certo, gli interni siamo rosso, no? Come la livreina alcantarina tattica, che fa un po' più premium l'insertino, ma nero, dai. E vedete che già ha un aspetto più simpatico. Non sono convinto dei cerchioni, ma purtroppo se vogliamo rimanere con gli originali, cosa cambia in verità? Dai, mettiamo questo che c'ha un fermamozzo rosso molto molto interessante. Adesso viene il bello, perché andiamo prima di livrea e poi aggiungiamo quel tocchettino venery. Crea. Ovviamente dobbiamo pensare a degli insertini rossi. Tra l'altro che figata con gli interni. Viene una macchina bella a prescindere. Ho questa sensazione. Era una palla però fare la scritta, perché qua non è come forza che te la puoi cercare. Al massimo la devi fare una volta e poi te la salvi. Fatemi pensare, ragazzi, perché sto cercando. Sì, cioè, lo so che state facendo niente. Dice, che cazzo vuoi? Mica ti sto distraendo. Magari una qualcosa a forma di Z lì, che va più sopra e poi recupera in qualche altro modo. Vi faccio vedere cosa intendo, se trovo qualcosa di adatto per farlo. Cosa potrebbe essere adatto per farlo? Questa roba qui. Vediamo se mi segue nel design. Potrebbe un pochettino troppo. Vediamo, devo schiacciarla un po', secondo me. Ok, poi mi devi seguire sul davanti, diciamo così. E poi ci facciamo un altro pezzettino di striscia rossa verso il davanti. E così abbiamo anche mantenuto un pochettino più di traditions. La fermiamo sotto lo specchietto, ok? Così come lì è ferma nel tappo della benzina. L'unica cosa, ovviamente, sì, lo vedo anch'io, che c'è un gappettino da recuperare con qualcosa che riesca però bene a, no? A non farsi sgamare, per così dire. Eh? Così è molto carabiniera come fiancatina. Di qua non c'è il tappo, ovviamente, però ne mettiamo uno finto. Così. In effetti ci può stare, potrebbe essere qualsiasi altra cosa, perché sennò finisce la linea, cioè non so dove farla finire, perché se la faccio arrivare fino al faro è brutto rispetto all'altro lato, ok? Adesso, ragazzi, direi che ci affolliamo un po' la minchia e andiamo a scrivere tutto il carabinieri lettera per lettera sulla fiancata. Dai, è carino. Io ci aggiungerei un'altra piccola sagomaturina, però. Dai, in linea con le pinze rosse. Guarda che figata, il gippetto dei carabinieri super sportivo. Il lato lì dell'alettone si può colorare? A questo punto, visto che abbiamo un triangolo, triangoliamolo così leggermente, così a dare un'ulteriore sagomaturina di carabiniere. Ma che roba! È fighissimo, ragazzi. Che poi perché ci piace così tanto? Sapete dare una giustificazione? Cioè, non è che tu vedi la macchina dei carabinieri e dici wow, che figa, è molto più bella della macchina originale. Ma assolutamente no. Cioè, sinceramente no, quella scritta lì così messa a caso. Però perché in realtà ci piace poi farle e ci dà del gusto? A parte che qui questa qua è fenomenale, perché anche con gli interni rossi è fantastica. Ma perché? Cioè, perché? Spiegatelo voi a me. Ah, che poi ragazzi, attenzione, perché possiamo, volendo, fare un pochettino di corsivo. Va bene? Sì, dai, un po' più seria, più slanciata anche con la macchina. Tra l'altro le abbiamo fatte asimmetriche. Ma chissà se quelle vere sono... Una è inclinata, capito? La C va in avanti e nell'altra va indietro, ovviamente, per seguire la macchina. Chissà se è anche la verità così. Ma questa, ragazzi, la vogliamo far appuntire fin davanti? Non so, ci sto pensando ora così, che va un po' ad integrarsi poi anche sul cofano direttamente. Sì, dai, bello che...
Qua davanti leviamoci l'impiccio perché, aspetta, se io lo copio proprio sull'anteriore, facciamo così allora. Visto che davanti ce l'abbiamo in bella mostra, sul cofano l'arretriamo un pochettino, la scritta. Non so cosa sto facendo, ma mi piace quasi, anche se questo triangolo sotto non mi convince più di tanto in realtà. Però gli altri li lascerei. Cioè, la cosa sulla Jeep va bene. Vediamo se riesco a fare una roba super artistica, ragazzi, che potrebbe piacerci molto. Qui sopra in questo spazio. Chiaramente miracoli non se ne possono fare, però idealmente, diciamo, una fiamma, no? Ci può stare come, capito? Come simbolo. Ovviamente la fiancata è la roba più figa, con i cerchi scuri così, le pinze rosse. Potrei fare anche un'altra bandina qui, ai piedi del portellone, in mezzo all'insenaturina. Vediamo se riesco a fargli puntare, guarda, una sagomaturina sui fari. E tendenzialmente c'è, no? Come bordo superiore, però qua abbiamo sti fari tondi così, bisogna inventarci qualcosina di un po' diverso. Sì, più o meno, non è che non si vede nemmeno, però l'idea c'è. Manca il 112, tipicamente visibile, ma perché questa è la versione di Gigi, lui non vuole essere rotti i coglioni per telefono, va bene? È venuto strabene, ragazzi, secondo me. Poi con gli interni dentro lì così rossi è fenomenale. Adesso c'è un problema, che noi lo vogliamo sicuro. Ah, aspetta, no? No, 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 no. Ci siamo dimenticati una cosa super fondamentale. Allora, su queste io lascerei anche perdere. Non credo che ci sia nulla di poliziesco come effetto. Invece c'è. Attenzione. Bene, ci mettiamo questa, ma ancora di più. Oh, questo è il tocco che proprio stavo aspettando. Peccato che ci sia solo questa, nel senso che magari una bella sirena un po' più grossa. Però, a parte sul gippetto, ragazzi, l'ho scelto proprio apposta perché questa mini sirena è perfetta. Sirena grossa che di solito c'è sulle berline della polizia, diciamo. Forse stonava un po' perché già è alto, grosso. Invece questa qua singola, quasi un po' da forestale, eh? Che tra l'altro si poteva anche fare. In effetti basterebbe farla verde invece che così e più o meno già ci sei. Strisce le fai bianche. Però a me piace di più il tema scuro con il rosso più classico. Adesso che abbiamo anche gli ultimi tocchi finalissimi, dobbiamo farci del male. Vogliamo portare le prestazioni al massimo. Aspetta, devo smontare da qualche altra roba. Oddio, ragazzi, 809 cavalli. 809 cavalli. Vabbè, perché? Perché sono le gomme queste. Non cambia niente. Minchia però, il Wranglerino da 800 cavalli. 362 km orari. E questa è una valutazione che esclude il NOS, che invece potrebbe darle ulteriore spinta. Andiamola a provare in strada subito. Che figata, ragazzi! È fortissimo! Cioè 200 all'ora nel vialetto di casa è tanta roba per uscirsene così in scioltezza. Che poi immagino che abbia anche qualche dote da fuoristrada interessante. Quindi è veramente un veicolo olle, apprezzabilissimo. Cioè, boh, proviamo, facciamo la prova della roccia. È bella ripida. Ragazzi, ho un nuovo veicolo preferito. Ah, vediamo! Si accende la sirena. Grandissimo, non è solo decorativa. Che figata! No, scusa, sto passando io, Anche con le slimitatine. Mamma mia. Chance in foto dinosauro. Ma sì, con questa possiamo anche andare a caccia di dinosauri. Tutto. Vabbè, ragazzi, quindi ci va di sapere quanto corre sto coso? Il gippetto dei carabinieri da 800 cavalli? Andiamo a vedere. Partenza subito di terza, così. Ho scelto l'altro lato qua, quindi l'autovelox non mi rompe i coglioni o c'è lo stesso? Boh, vediamo. In ogni caso noi attendiamo. Minchia, siamo già a 3.26, 3.30. Ok. No, non c'è l'autovelox da sta parte. Molto meglio. Quindi tra un po'. Sta arrivando a velocità limite. Aspetta, che sennò arriviamo in fondo. 3.85. Tutto a posto, tranquilli, io posso. Sono un agente. Ma una bella garetta su asso, così per vedere. Scegli. Fatto, va bene. Se anche nelle gare dove ci saranno probabilmente dei veicoli un attimino più prestazionali, ma più che altro più dinamici. Dov'è? Ecco lì, vediamo. Roba. Tutte supercar, un Ducati Monster. E poi c'è Gigino con il gippetto dei carabinieri, bellissimo. Ah, però aspetta, vedo dei salti.
Mi sento già più a casa? Guarda sto GTR che figo. Oh! Quanto si è scomposto lì in salita così a caso? Dai, mi raccomando. C'è quell'Aston lì davanti. Attenzione, facciamogli paura con la sirena. Oddio. Posso andare di qua, mi sa? Sì. Me lo ricordavo. Non so quando l'ho fatta sta gara, ma non troppo tempo fa. Sempre per provare qualcosa. Ottima scorciatoia. Peccato però che porca troia. Via sta sirena. Consuma energia come l'aria condizionata. Dopo la macchina va meno. Tutto di freno a mano. Gran cambio di direzione. Guarda che agilità. Molto meglio del GTR. Solo di freno a mano qua. Sto giro però mi sono perso la scorciatoia. Coglione. Siamo a metà gara. E ovviamente il fatto che siamo a podio è già qualcosa di miracoloso. Vediamo se riusciamo ad andare a riprenderli, ma ho i miei dubbi. Beh, aspetta, eccoli. Magari, visto che siamo... Oh, no, 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 il cartello no. E il bollalo! No, ragazzi! Oh, è sparito. Meno male. Fantastico, mostra di cosa sei capace. Quello stronzo. Hai visto che l'ha presa? Però l'altro mi ha buttato fuori traiettoria, non potevo più. Vai così. Carambo. Ah, sta per finire. Siamo secondi. È finita. Un malavitoso ci è sfuggito. È quello col GTR. Fighissimo tra l'altro. Però grande gara devo dire, per essere un cazzo di jeepetto. Solo 3.800 di soldi. Forse perché l'avevamo già fatta tante volte in passato. E va bene. Tanta roba ragazzi. No, guarda queste scale. Le possiamo fare? Tantissimo. Oh no. Sai che bello se andava tipo sul tetto? Beh, signori, io su questo parcheggio molto idoneo e adeguato alla vettura pronta per scattare in caso di inseguimenti necessari. Siamo proprio sul ciglio della strada. Peccato che ci sia un ponte con un burrone che noi abbiamo risalito senza problemi. Ma il gippetto dei carabinieri made in AM4R in grado di fare qualsiasi cosa. Spero vi sia piaciuto, ragazzi, perché a me tantissimo, mi sono veramente tanto divertito. E poi con questa figata della sirena, delle cose così, e la scelta del gippetto in sé, devo dire che è stato un colpo quasi quasi migliore di quelli che abbiamo fatto. Anche se, oddio, tutte le Lambo, la Urus, la Giule, su Forza che abbiamo fatto sono molto molto fighe. Però questo gippetto così ignorante, a parte è venuto molto molto bene, ma ci sta tantissimo. Poi la sirena, molto meglio così che aver fatto una di quelle auto del DLC, proprio gli Interceptor, che poi di fatto non te ne fai niente perché sono esattamente come le vedi ma con la livrea. Invece la trasformazione di questo Wranglerino mi ha veramente soddisfatto e spero pure voi. Fatemelo sapere con un bel pollicione e un bel commentino. Io chiaramente vi aspetto non solo qui sotto ma anche su Instagram. Trovate tutto quanto in descrizione. Come sempre venitemi a seguire. Ciao, alla prossima!